Salve a tutti e benvenuti nella recensione della Panasonic GX9. Non è altro che il successore o comunque il presunto upgrade della mia GX8 che sto utilizzando per fare questo video. Quando ho visto la presentazione mi sono subito interessato, però leggendo le specifiche in effetti più che un upgrade sembra un downgrade. E adesso vado a spiegarvi il perché. Partendo dal corpo, abbiamo la stessa forma della GX8, però molto più compatta, quindi è una camera che in mano risulta meno ingombrante della GX8. Non è che faccia poi tanta differenza, però si vede che hanno cercato di ottimizzare al massimo gli spazi. A cosa si è dovuto rinunciare per ottenere questa compattezza? Beh, intanto alla batteria, che cala di circa 200 mAh. Infatti troviamo una misera, insomma 1025 mAh contro una 1200 della Panasonic GX8, e questo ci dà parecchi minuti in meno di registrazione video e di scatto di foto, perché già la GX8 non è che abbia chissà quale durata, e quindi qui non siamo messi un granché. Tra l'altro la dimensione cambia, proprio la forma di per sé, quindi non è più ricaricabile col caricatore della GX8, che poi è uguale a quello di tutte le altre mirrorless più o meno Panasonic, ma bisogna utilizzare il suo, che trovate comunque in confezione. La batteria e la scheda SD sono sempre nello stesso posto, in questo caso Panasonic non impara dagli errori, perché qui secondo me la batteria ancora, però la scheda SD è molto scomoda. Infatti la posizione che preferisco è quella laterale, come sulla G80. Parlando di altre cose che abbiamo perso rispetto alla GX8, non c'è più un tastino davanti qui personalizzabile, che io francamente utilizzavo spesso, perché le dita vanno appunto a coincidere con questo punto qui e quindi fa comodo averne uno in più. Sparito anch'esso. Abbiamo lo schermo, che non è più totalmente tiltabile come quello della GX8, ma è inclinabile solo in questa maniera, tipo Sony, che secondo me è molto scomodo e ha perso una grande feature. I tasti sono un pelo cambiati, secondo me in peggio, perché c'è più compressione del tutto e non mi sembra che ci siano grandi miglioramenti nell'ergonomia. Ok, infatti abbiamo perso addirittura un pulsante e lo schermo rimane lo stesso. Tra l'altro, avere lo schermetto tiltabile solo in questo modo lo espone perennemente all'esterno, perché un schermo come quello lo si può richiudere comodamente, mentre questo, come vedete, non ha alcun modo di essere richiuso su se stesso, quindi se, che ne so, vi casca per terra, se ci va sopra dell'acqua, eccetera, può rovinarsi, perché è vero che il corpo è presunto tropicalizzato, perché sappiamo che sono quelle tropicalizzazioni che lo sono giusto per nome, ma nessuno di fatto va fuori e la mette così sotto la pioggia e poi pensa di riprendersela e che essa funzioni ancora. Altra gigantesca mancanza è il jack del microfono, che non è presente qui, invece c'era sulla GX8 nonostante fosse da 2,5 mm, ma non mi capacito di come una fotocamera che è in grado di fare dei così bei video non abbia il jack del microfono, siccome, come sentirete adesso, il microfono interno non è che sia un granché. Cercando di registrare questo video ho notato altre due grosse mancanze in questa GX9. La prima è quella dell'NFC, che era molto, ma molto comodo per sincronizzare la camera direttamente col telefono e poter vedere quello che faceva, soprattutto su una fotocamera simile che non è dotata di schermo tiltabile in avanti, insomma, direi che era una feature chiave, e invece è stata tolta per motivi sconosciuti. Tra l'altro, che cosa occupa un chip NFC non lo so, comunque scelte loro. Poi non c'è nemmeno il profilo colore flat come si trova sulla GX8 e su tutte le altre diavolo di Panasonic, e anche qui è un'altra mancanza che non riesco a capire. E voi direte, che cosa ci abbiamo guadagnato allora da questa GX9? Beh, innanzitutto qui, ve lo faccio vedere subito, abbiamo il flash, un piccolo flash che io non ho mai utilizzato nella mia vita con le fotocamere, che però qui c'è e sulla vecchia versione no, e quindi già questo è un upgrade. Rimane il mirino inclinabile, che era una grande feature della GX8, però è più compatto, molto più piccolo e secondo me più scomodo da utilizzare, però rimane qui ed è molto molto buono e soprattutto utile. Poi viene rimosso il filtro passabasso, quindi le foto risultano più nitide rispetto alla GX8 o altre fotocamere Panasonic più vecchie. In realtà non è che sia un salto di qualità enorme, però se paragonate una con l'altra
le foto di questa fotocamera dovrebbero essere più nitide di quelle della GX8, anche perché condividono lo stesso sensore e lo stesso processore d'immagine, quindi per quanto riguarda il lato qualitativo di foto e video siamo praticamente alla pari, e quindi un livello molto alto, soprattutto quando si registra in 4K. Poi, come la G80, ha lo stabilizzatore a 5 assi interno, ce l'ha anche la GX8, però non è abilitato nei video, è limitata solo alle foto. Vi faccio notare con questo test che se lo utilizziamo a un tot di millimetri, in questo caso 60 mm, l'immagine viene meglio se il sensore è stabilizzato. In realtà penso che si otterrebbe un effetto molto simile con un obiettivo stabilizzato, però tant'è. Se uno desidera a tutti i costi avere un 4K stabilizzato, che secondo me è una cosa completamente inutile, probabilmente dovrebbe puntare su questa. Cioè, se la vostra esigenza è quella di avere dei video stabilizzati in qualche modo, allora vi fa comodo questo, ma io credo che il compromesso rispetto alle altre specifiche non ne valga la pena, anche perché una stabilizzazione del genere non è per le vibrazioni, al massimo è per le micro vibrazioni, quindi fa molto comodo nelle foto, e questo si nota sia sulla GX8 che sulla GX9. Però quando si va a parlare di video, che ne so, a mano in questa maniera, non farà alcunissima differenza, al massimo la vedrete se zoomate di molto e volete una ripresa abbastanza stabile, però sono veramente dei casi limite, e se uno vuole delle riprese veramente ben stabilizzate, da giù 400-500 euro di gimbal e il problema è risolto. Vi assicuro che la soluzione alternativa non è lo stabilizzatore a 5 assi interno. Poi che posso aggiungere? Parlando dell'obiettivo stock, in questo caso 12-60 f3,5, secondo me è uno dei migliori stock che potessero dare rispetto, che ne so, al 14-42 o al 14-140, che in realtà, vabbè, è molto simile, perché ingombra molto poco e fa un discreto range, nel senso 12 mm, che poi sono 24, vabbè, sono un buonissimo grandangolo, e 60, che poi sono 120, sono un buonissimo zoom. Quindi, secondo me, con questo qui coprite veramente ogni situazione. Peccato che sia f3,5, e c'è da dire che un sensore micro 4 terzi con questa apertura va un po' in difficoltà. Inutile nasconderlo. Quindi, se non avete la possibilità di acquistare, che ne so, una GX8 solo corpo, che costa 800 euro, quindi penso come l'intero kit che ho in mano, potreste puntare a questa, oppure a sto punto a metà del prezzo ci sarebbe la G7, che va bene, non è stabilizzata in alcun modo, però per quello che offre, secondo me, è un compromesso migliore di questo. Poi sta a voi la decisione. Parlando di upgrade software, abbiamo un menu completamente ridisegnato, secondo me migliore, si vedono molte più cose nella stessa schermata, quindi non dobbiamo stare lì a scrollare di continuo, e ha anche una grafica molto più accattivante, quindi da questo punto di vista apprezzo l'upgrade e spero che arriverà qualcosa di simile anche sulla GX8, però non è una feature così importante da dire la compro. Io la mia opinione in merito l'ho data, si è capito che non mi è piaciuta perché ci sono delle grosse mancanze, principalmente il jack e lo schermo ridotto così, ma ci sono anche dei buoni upgrade, quindi spero che una presunta fotocamera futura unisca tutto quello che serve per fare una fotocamera perfetta, perché alla GX8 manca pochissimo, la G80 potrebbe essere quella giusta, però sinceramente la forma non mi fa impazzire, quindi aspetteremo ancora. Per questo video io ho finito e ci vediamo alla prossima.